Daniele mi suggerisce: fai una squadra con i giocatori più criminali o fallosi, o che comunque prendono cartellini gialli e rossi a tutto spiano, e fai una o due partite cercando di prendere 5 cartellini rossi in modo tale da perdere la partita a tavolino. Siamo pronti, siamo affamati, con la formazione più fallosa di sempre, più cattiva di sempre, più tag life di sempre. Pronti non a fare gol, ma a farci espellere. E ciao a tutti amici, sono il vostro caro Dexter e oggi siamo qui con la Red Card Challenge. Siamo tornati su FIFA, ragazzi, spolliciate subito per altri video, per altri challenge di questo genere, e cominciate a suggerirmele qua sotto nei commenti. Ma ora vi presento la mia formazione di bad boys. In porta Oliver Kahn si è ritirato già da un po', portieri criminali non c'erano, ma ho deciso di scegliere un portiere che si sveglia la mattina e bestemmia e va a dormire tirando una madonna. Buffon! La sua ultima citazione è: chiederò scusa a Dio quando lo incontrerò in paradiso. Ma adesso si comincia con i giocatori fallosi. Come terzino sinistro abbiamo Mauricio. Mauricio non conosce il significato della parola calcio. Citazione, ma è sciocia. Almeno un giallo a partita lo prende. Ecco, è per questo che l'ho preso. Se anche un laziale gli va contro. E cominciamo con i veri duri. Ce lo ricordiamo per scorrettezze, capelli ingellati, ma soprattutto quel pugno a Materazzi. Philippe! Max X! Quando giocava a Roma lo scambiavano per uno della banda della Magliana, ora che a Milano colleziona soltanto Happy Hour e cartellini rossi, figa! L'altro difensore centrale, ragazzi, non è falloso. Se più! Pepe! Devo aggiungere altro? Lui è come Terminator, no? È un robot e l'unico obiettivo che vede in campo sono le caviglie degli avversari. Come terzino destro, invece, non mettiamo un terzino destro, ma un centrocampista. Ovvero Jermaine Jones. Recentemente è stato definito uno dei giocatori più cattivi di tutti i tempi da una rivista tedesca. A mio parere, uno dei giocatori dal più cattivo gusto di sempre, perché con quei capelli. Comunque, quanto pare è anche falloso e noi lo mettiamo. Ma adesso, artiglieria pesante. Centrocampista centrale di sinistra, De Jong. A noi ci piace ricordarlo così. RIP Xaverun. Queste sono le grandi giocate del mondiale che ci ricorderemo per sempre, come la testata di Zidane. E se De Jong è falloso, lui non è da meno. Milita nel nostro campionato italiano e spesso si diverte a far perdere la propria squadra per il gusto di menare. Laureato in arti marziali e lotta libera, Felipe Melo. L'ultima sua apparizione è questa. L'Inter se lo ricorda. Ma ora, il capitano dei centrocampisti, il re dei criminali di centrocampo, Barton. Lo so che non lo conoscete, ma vi leggo la sua fedina penale. Nel 2004, nel corso di una cena con la squadra, quando giocava nel Manchester City, spense una sigaretta sulla guancia di Jamie Tandy, un giocatore del settore giovanile. Che divertimento. Qualche mese dopo aggredisce il compagno di squadra Dabo, causandogli il distaccamento della retina, e Barton viene condannato a 4 mesi di carcere e 200 ore di servizi sociali. Ma non è finita, perché il 27 dicembre 2007 viene condannato a 77 giorni di detenzione per aggressione. Tutto questo è Joey Barton. I tre attaccanti sono scontati quanto i botti di Capodanno o quanto i saldi di fine estate. Stiamo parlando del principe dei bad boys, Balotelli. Più multe che gol segnati. L'attaccante destro invece è Dentone Suarez. Lui non gioca a calcio, lui morde forte. E come attaccante non poteva mancare lui, il dio del calcio, fonte di ispirazione per tutti i criminali qui presenti, Zlatan Ibrahimovic, ti fotte la vita! Ma adesso siamo pronti a iniziare la prima partita e a collezionare 5 cartellini rossi! Ho paura a giocare con questa squadra. Tutti uniti per un solo obiettivo: farsi espellere. Non è stato trovato alcun avversario. Ci hanno tutti paura. Bene, abbiamo trovato la nostra vittima. Busquets, fossi in te non riderei tanto. Tra poco avrai un piede di Felipe Melo in faccia. Aspettate, mi metto un po'. Fuck the police. E sono pronto. Io non voglio segnare, io voglio spaccare. Rompilo. Oh, sono passati 3 minuti e ancora nessun cartellino giallo. Bisogna rimediare subito. Subito bisogna rimediare. Attenzione, entra molto bene Suarez, strano. Ah, perché è entrato coi piedi, non coi denti. Max! Oddio, l'ha distrutto. Attenzione, neanche cartellino giallo. Ma come si fa, arbitro venduto? Regione si ha portato con Opliancla. Gli ha staccato un piede. Forse prima espulso? No!
solo giallo per lui. Dai, dai, rubami palla che ti devo fare fallo. Dai, rubami palla. Non c'è il coraggio, eh. Bravo, mi hai rubato palla e adesso io ti rubo la vita. Boh, no. Dicevo, ti rubo la vita. Ma perché è entrato bene? Felipe Melo non entra mai bene. Questo gioco non è realistico. Ci pensa lui. Nemmeno ammonito. Oh, non riesco a falciarlo. De Jong, entra ye, de calcio volante sul petto. Mi dribbla i miei falli, è incredibile. Dribbla pure lui, bastardo. Mexex, domanda all'ospedale. E viene ammonito, bene. Però è un po' poco, in 45 minuti soltanto 2 ammonizioni. Uccidilo, sì, sì, Mexex. Finisce il lavoro sporco. Lo manda all'ospedale. E soprattutto, viene espulso. Cartellino rosso aggiunto alla sua collezione. E attenzione, prevedo che ora dalla finestra voli una Madonna. Eccolo lì. Ciao, Madonna. Eccola. Ecco, Buffon, basta. Basta, Buffon, non si possono dire ste cose. Soltanto un espulso. A fine primo tempo dobbiamo collezionarne altri 4. Ma siamo pronti, possiamo vincere la sfida. Lì Pepe ha tentato un omicidio, però non gli è riuscito purtroppo. È difficile ma non impossibile. Per De Jong. Ti prego, rosso diretto. No, ma perché st'arbitro è invenduto? Ma le caviglie non saltano più come saltavano una volta, guarda, addirittura Pepe entra bene e viene fischiato rigore. L'arbitro ci sta capendo niente. Oh, Pepe per una volta che è entrato bene gli ha fischiato rigore. Il risultato è pesante. Ma Melo non ci sta. Fuori. È morto. È rosso diretto. Ora capisco perché Jones è stato inserito nella lista dei giocatori più cattivi di tutti i tempi. Ora lo capisco. E siamo a 2 espulsi, ce ne mancano 3. Ce la puoi fare, Pepe. Ah no, era Mauricio. Rosso diretto a Mauricio. Boom! E andiamo. E andiamo. E siamo già a 3. Si menano, attenzione, si menano anche Buffon e De Jong. Così a caso. De Jong lo vede. De Jong lo vede, la punta e lo sa, si fa saltare così. Guardate se devo fare con Barton, che entra bene, perché? Non te l'hanno insegnata a scuola come se entra male. Prendilo, ma perché non cadono? Dai che c'è l'espulsione. Dai, no, l'ha buttato giù, gli ha ammazzato la madre e la famiglia, ne ha manca ammonito. Cose che non capirò mai. Rompilo così, bravissimo. Finalmente Pepe mi dà soddisfazione. Manca soltanto un espulso e siamo al 90esimo. Non deludetemi. Non deludetemi. Non c'è nessuno in difesa, aspetta. Ho praticamente tutta la difesa espulsa. Melo, no. No, finisce la partita. Non ci credo. Che delusione, guarda, che delusione. Solo 4 espulsi. Melo, da te non me lo sarei mai aspettato. Bene ragazzi, purtroppo i miei ragazzi mi hanno deluso. Fatemi sapere se volete la rivincita su questa challenge. Consigliatemi i giocatori criminali qua sotto nei commenti. 45.000 mi piace. Ve la carico, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Facebook e Instagram mi trovate in descrizione. Noi ci vediamo prestissimo in un nuovo video. Vi mando un abbraccione, un salutone e ci ciao gente. Ragazzi, vi ho fatto già vedere la marca. Mentre la macchina nuova, eccola là.